Tutti gli ascoltatori di 101.5 di Chrome, siamo in linea come vi avevo annunciato poc'anzi con Alex Di Stefano. Ciao Alex! Ciao ragazzi! Ciao Alex, tutto bene, ciao Alex! Allora, intanto grazie di aver risposto al nostro appello, alla nostra richiesta di intervista. Sappiamo che sei impegnatissimo, quindi ti ringraziamo per questo momento che ci dedichi. Allora, che si dice? Raccontaci un po', che stai facendo di bello in questo periodo? Ah, niente, un sacco di produzioni. Quello l'abbiamo capito, perché siamo al corrente, noi suoniamo tutto quello che produci e ne esce una settimana ormai, quindi siamo al corrente. Vi ringrazio per il grande supporto. Grazie. Assolutamente, artisti italiani vanno assolutamente supportati, insomma abbiamo sempre un occhio di riguardo. E sì. Quindi cos'hai, se ci puoi dire l'anteprima, qualcosa che stai facendo, che deve uscire di tuo, insomma io lo dico. Lui in realtà in privato già me l'ha detto, però non sappiamo se si può dire pubblicamente. Sì, no, c'è qualche piccolo segreto, ma posso svelarlo. Sto lavorando a un nuovo remix, okay. Che però è su Seven, capitanata da John Askew e Simon Patterson. Ottimo. Rivelerò però il titolo e artista fra qualche settimana sui miei social media. Benissimo. Poi la ciliegina sulla torta è il remix per Armin Van Buuren. Oh, ragazzi! Questa sì, Questa non me l'avevi detta in privato, però. Quindi questa è una super anteprima che sto dicendo solo a voi di Chrome. Mamma mia, noi, ragazzi, noi aspettiamo ansiosi magari di avere questo bel MP3 da proporre qui su Armin Van Buuren remix di Alex. Non è cioè sarei uno dei pochi italiani che, se non sbaglio, chi? Ottaviani, Gaudino forse ha remixato Armin, ma basta, credo. Adesso forse Benassi. Non mi ricordo bene, c'è qualcuno, ma vabbè, comunque è una grande occasione per assolutamente. Me, non me la sono fatta sfuggire. E noi lo supporteremo alla grande, perché noi di solito prediligiamo i brani strumentali, insomma. Ma voglio entrare un attimo nel dettaglio, il nostro amicone che remixa questi grossi progetti. L'idea da dove nasce? Hai qualche cosa che loro ti hanno mandato dei campioni, oppure lo risuoni di sana pianta? Il remix di Armin Van Buuren, intendi? Sì, quello di Van Buuren, sì. Mi hanno contattato, volevano, non è la prima volta purtroppo ho dovuto rifiutare perché non ho avuto tempo a disposizione. Mamma, mi hai rifiutato Armin. Buona, questa è una chicca. Quindi... Sì, poi niente, circa 2 mesi fa mi ha contattato il label manager, quindi mi ha detto di rifare il remix di questa traccia, che poi svelerò ai tempi, non so quando uscirà, sinceramente. Stanno vedendo anche loro, perché il calendario di Armin è piuttosto intenso. Mi metto dalla parte dei fruitori, no? Perché la gente non sa mai, quando sì, vedono il remix, è bello fatto, il prodotto è finito, quindi si trova in commercio, lo si può ascoltare e poi ballare. Ma il contatto, sì, come nasce fondamentalmente? Perché il famoso dietro le quinte, no? Dice, ma che ho fatto il remix, come nasce? L'idea è di un personaggio, di un altro personaggio, perché sa, naturalmente ci deve essere un background dietro, no? Dice, va bene, ok, Di Stefano oggi fa il remix. Perché fai il remix? Fai tu il pezzo, o comunque sposi, diciamo, magari più l'idea originale, questo forse? L'idea originale no. No, infatti. Quando faccio il remix cambio quasi totalmente il brano. Però in questo contesto qui, nelle tracce di grandi artisti, devo cercare di stare sempre molto vicino, utilizzando i campioni originali. Per esempio, l'anno scorso ho fatto il remix di Per Gare Temeri, ed è uscito totalmente differente. Dietro le quinte non so cosa dire, bisogna chiederlo ai ragazzi della State of Trance, lo sappiamo che sei umile, ma tranquillo, perché naturalmente la chiamata, il contatto arriva perché sicuramente qualcuno ha seminato qualcosa. Io ricordo, noi mandiamo in onda subito dopo di noi, va in onda il Wake Your Mind dei Cosmic Gate, qui sui 105 e anche su RDR. E io ricordo una puntata di Wake Your Mind di qualche mese fa, credo che tu remixasti una loro traccia, e loro annunciarono, suonarono la tua versione nel loro programma, annunciandoti come the man of the moment, cioè l'uomo del momento, detto dai Cosmic Gate. Da quando ho cambiato dalla techno alla trance, poi arriveremo anche su questo assolutamente discorso. Sì, quello è il centro dell'intervista, del nostro interesse. Sì,
mi hanno considerato l'uomo del momento, per me è un privilegio, un onore, detto da questi grandi artisti così, insomma, è stato un cambiamento nella mia vita radicale, bello anche, perché voglio rimanere con un'impronta non commerciale, insomma, hai capito, dai. Ma sì, dai, dai. Vabbè, allora arriviamo alla domanda clou. La domanda allora clou. Io ti seguivo assolutamente, anzi devo ammettere che avevo anche dei banchi suoni che tu avevi messo a disposizione in giro dei tuoi lavori, delle tue etichette, ce l'ho, sì, ancora e li uso, devo dire, spudoratamente. Grande. Tu eri, cioè, come annunciavo poco fa nel programma, insomma, perché avevamo già preannunciato la tua l'intervista, la chiacchierata con te, tu avevi questo sound, insomma, techno, ma già c'era un qualcosa di transeggiante, no? Era questa techno un po' al limite della techno, che è un po' quello che faceva anche UMAC in quel periodo, o piuttosto che Funk Investigation, o che ne so, esatto. Bel Tech mi viene, sì, in mente, no? E poi all'improvviso, pausa di riflessione, tac, ti escono fuori tutti questi remix e poi comunque i singoli orientati su questo sound trance un po' più tradizionale, ma sempre aggressivo. Che è successo? Sì. Se vuoi, ovviamente. Certo, infatti sembrava strano, un po' strano per tutti coloro che mi hanno seguito nel periodo in cui facevo techno, ma ho sempre amato la trance sin da quando ero ragazzino. Naturalmente ero affascinato dai groove aggressivi della techno, per cui già facevo esperimenti tra techno e trance, e quindi quello che propongo oggi non è nulla di nuovo. Posso definire un upgrade di me stesso tra passato e futuro. Come dico spesso, sono tornato alla mia origine. Bravo, beh, questo... bravo, bravo. Oddio, un po' telefonata sta risposta, dai, però ci sta. No, effettivamente io ascoltando per esempio Ben Never Back Down, piuttosto che altri lavori che hai pubblicato in precedenza, trovo che comunque gli ultimi periodi, il tuo ultimo periodo techno era fondamentalmente, tu spezzi il pezzo techno, metti la pausa melodica in mezzo e hai fatto la trance fondamentalmente, perché si puntava, no, in, sì, quella direzione. Mi ricordo un album intero che fu fatto da UMAC e Beltech insieme, che puntava già su questo sound che tu poi hai elaborato a modo tuo, fino ad arrivare a questo momento tu, sì, no? Sì, io credo che lo vedo in pista, l'ho sempre visto in pista, almeno per quanto mi riguarda, la gente ha bisogno di respiro, cioè un pezzo techno oggi che gira a 128-126 bpm è un loop per me, non ha quella grinta, quel qualcosa, insomma, ha voluto aggiungerci quel qualcosa. Questo per quanto mi riguarda, poi la techno ha rallentato molto, poi adesso la techno, quindi c'è un periodo forse di transizione in questo senso, anche nel, siamo molto in sintonia su questo, vero, discorso, vero, sì, perché sì, la monotonia poi alla fine è stanca, quindi si ricerca sempre nei live set di dare con i filtri qualche cosa di differente, però facciamo rinascere i pezzi, i brani già di suo che hanno un qualcosa da comunicare con degli interventi, degli input che i produttori, esatto, i stessi musicisti, esatto, anche crea. Se devo dire, la techno in questo momento sta cercando oddio, ha già un break, hanno dei break, stanno cominciando ad avere un po' di melodia, esatto, vedi i vari remix di Mobi poi, no? Però insomma, sì. Beh, sai, sì, non è ancora diffuso questo tipo di messaggio, però c'è sempre qualcuno che deve, non dico iniziare, ma riniziare a fare ascoltare e soprattutto capire quelli che sono i fruitori finali, quelli che ascoltano la musica fondamentalmente, no? Certo. Allora Alex, domanda, esatto, un po' tradizionale, dai, chi sono gli artisti che ti ispirano, che ti hanno ispirato in passato, italiani e non, insomma, da dove, cosa ascolta Alex Di Stefano? Niente, ascolto me stesso. No, questo è in comune però, perché anche io amo molto riascoltare me stesso. No, ecco, tutti hanno avuto un idolo, io ne avevo più di uno, penso anche voi, insomma. Ma no, a parte Bismarck, che comunque è un riferimento per tutti noi. Ho un milione di punti di riferimento, da ognuno è come un fiore, da ognuno prendo un petalo, capisci? Quindi cerco di fare, cioè, qualcosa. Che poeta, sentilo. Vabbè, questa è stata sempre la mia forma. Quindi stiamo parlando di Alex che sta facendo qualcosa di interessante. La veneranda età di? Non sei una donna, quindi si può chiedere l'età. Sono vecchio, sto diventando vecchio. Non è vero, vado assolutamente. Per i 40 quest'estate. Ma sei più piccolo di noi, guarda. Sei più piccolo di entrambi noi due. Fidati. Senti, comunque, no, volevo aggiungere, quello che mi colpì particolarmente è stato Digital Boy.
non ricordo se era il 92 o il 93, ma mi affascinò il modo in cui creava. Era moderno e rispecchiava quello che avrei voluto fare. Questo parliamo dell'epoca di The Mountain of King, immagino. No, più indietro, 93 credo che sia qualcosa come Give Me a Fat Beat. Bravo. Ok, all right, qualcosa, era abbastanza vecchio insomma. Era il 1991. Vabbè, capirai. A Bismarck okay, sulla storia, lui è imbattibile. No, anche perché ho avuto l'occasione di chiamarlo in un rave romano, perché quel periodo Roma era incontrastata per i rave e lui fece un set devastante. Eh beh, era il personaggio del momento, e lo è ancora dietro le quinte quando si parlava prima, perché abbiamo fatto degli interventi che comunque è un creativo incredibile. Vabbè, invece una cosa curiosa, ma oltre ovviamente la musica EDM, anche se non mi piace chiamarla così, perché poi per EDM si intende quel filone, no, che diciamo è un po' morto, io intendo electronic dance music. Quindi domandare cosa ne pensa. No, volevo chiedergli cos'altro ascolti, cioè che ne so, io ascolto il metal per esempio, no? Tu ascolti anche altro oltre la musica da ballare? Veramente poco. Ascolto, guardo i film e ascolto le colonne sonore. Ecco, questa è una bella cosa. Vedi che c'è sintonia, perché io prendo molto spunto da quelli che sono gli epic film. Sì. Beh, anche noi oggi in playlist abbiamo messo un paio di pezzi che hanno forte ispirazione in questo senso. E vabbè, progetti per il futuro ce l'hai detti. Allora, cosa stai facendo a livello di serate? A livello di serate, il prossimo, il 3 giugno, vado in Montreal, un grande festival con Ben Nicky, Mark Sherry, non mi ricordo gli altri. Insomma, un grande festival a Montreal, poi a Ibiza, su un altro grande festival su una in crociera praticamente. Bello. Due giorni, poi sempre a giugno questo. Poi vado ad Amsterdam, Luminosity, Beach After Party. Mamma mia, che figata, ragazzi. Luminosity. Poi giugno, luglio, Los Angeles. Vabbè, insomma, l'estate è bella piena. Non mi ricordo niente. Vabbè, no, però nel senso, hai dato un'idea di quello che sarà la tua estate a livello lavorativo, a livello di serate, di eventi. Quindi, ovviamente, per i dettagli, magari ti seguiremo sui social network. Allora, noi saremo sempre qui in attesa che ci mandi qualche cosa in anteprima, così. Assolutamente. Certo. Noi vogliamo l'anteprima. Grogioliamo soprattutto di quello lì. Di quello lì di cui abbiamo parlato, di quell'altro artista italiano che ci sta facendo un po' sudare in questo periodo. Perché. Che poi non ho menzionato il remix per Mauro Picotto, forse. Ecco, appunto, non so cosa si poteva dire. Vabbè, lo diciamo, dai. Mauro, ti aspettiamo con il promo, perché Alex Di Stefano, appunto, remixa Unthinkable di Mauro Picotto, che è la mia traccia preferita dell'album, una gran figata, devo dire. E sono curiosissimo di sentirla resa in maniera trance. Io mi sono divertito, devo dire, ho buttato giù un banco così al volo, ho fatto un bootleghino io, perché vabbè, non sono stato coinvolto nei remix di questa produzione di Mauro, ma di un'altra, e però è figo. Il pezzo è veramente figo. No, quindi... ti devo dire, me l'hai mandata, possiamo dirlo in diretta. Se vuoi, sì. E devo dire che mi è piaciuta parecchio, è molto aggressiva come piace a me. Sì, ma sai, io sto, come dicevamo poc'anzi, noi stiamo esplorando la tech trance in questo periodo, perché vediamo che anche a livello di, sai, i tag, no? Gli hashtag che metti quando metti Reloaded su social network, così noi abbiamo un grosso seguito di chi cerca tech trance, quindi che ne so, per questo stiamo andando molto su Marco V, su Sander Van Dorn, le ultime cose, anche sulla tua ultima Never Back Down, che insomma parte ispirata fortemente a quello che era la scena techno prima, no? Quindi mi fa piacere. Freeze di Richard Durand per me è stato un pezzo a cui voglio attingere parecchio, per dire. Diciamo, un altro grande. Sì, infatti lo seguiamo e lo esponiamo spesso anche sue tracce. E va bene, caro Alex Di Stefano, ti ringraziamo per questa partecipazione. Noi spammeremo a bestia, metteremo hashtag, citazioni, tag, chiocciole e quant'altro per promuovere questa tua partecipazione al nostro programma. Ti ringraziamo. La salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento magari fra qualche mese, magari prima
in autunno per svelarci altre piccole. Sì, 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 beh, adesso non ti molliamo, sai, sia perché ci piace supportare gli artisti italiani che comunque funzionano nel mondo, sia perché ci piace la musica che fai in generale, anche se eri straniero, ti avremmo supportato lo stesso. Grazie, io vi ringrazio tanto, ringrazio tutti gli ascoltatori di Chrome Radio Dance Roma, ovviamente un saluto doveroso a voi. Grazie, grazie. Bismarck and Sigma per avermi ascoltato. Sì, grazie a te, grazie. Ti manderemo anche, ti romperemo le scatole, ti mandiamo tutti i promo anche nostri, così magari ce li supporti. Ah, un'ultima cosa, quando dacci qualche indicazione sul tuo radio show, perché anche tu hai un mixatino che fornisci, no? Settimanalmente, se non sbaglio? Mensilmente Firecast di Alex Di Stefano, quindi seguitelo. Noi stiamo cercando di trovare lo spazio, lo posso dire, per portarti anche in radio, la nostra radio, con il tuo radio show. Sei nei nostri pensieri. Sì, ci piacerebbe molto, perché ci piacerebbe fare un bel palinsesto di artisti lì. Abbiamo, a parte noi due, insomma, c'è anche Picotto, ci sono Luciano Mancini, insomma, ci sono diversi artisti. Quindi Alex Di Stefano potrebbe essere a breve uno dei nostri. Ciao Alex, sarebbe un onore. Grazie, un piacere di ci provare. Alex, un abbraccio, grazie di tutto. A presto. Ciao. Grazie a tutti, grazie.